ricordiamo. E Gil, rack di gomma. Osserva, dicevi Chris? Che SmackDown chiocciola Mediaset.it. Perché punto it? Non lo so. Ho sbagliato. Vabbè, senza il punto. Oh, senza il punto. SmackDown chiocciola Mediaset.it. È giusto. No, è sbagliato. È giusto, che dico? A chi lo va? È così, è così. Ok, ok. C'è la classifica di wrestler dell'anno 2006. Ecco. Sai chi è al comando? Chi è al comando adesso? Sì. Sarà Ray, sarà... No, 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 Ray addirittura settimo. Ma dai, sì, sarà sì, Tartufone, sarà... Tartufone secondo, scala le vette, Tartufone. E chi è? Dai, chi è? Chi è? Secondo te? Secondo te Batista? Bati? No. Vabbè, Batista, già non vero, è Batista, non è Batista, è terzo. Allora tu mi dirai Undertaker dopo quello che ha fatto. Non è Undertaker. Randy Orton. Ma senti, non è me lo dici Undertaker. O... The Boogeyman. I'm the Boogeyman. Ma davvero? Boogeyman! Sta prendendo le distanze. E io vorrei tanto Boogeyman contro JBL. È per questo che... Il è... massimo del truzzo, quello che si bagna i verbicelli contro l'uomo convinto. Attenzione però, c'è la scala. Convinto di comprare qualsiasi cosa. Si piglia una scalata... Lì, in the lì, esatto, esatto. Se la ripiglia perché la prima altra non aveva fatto la effetto. La scalata è ora da dietro. No. No, ora posiziona la scala. Scala terra, attenzione. Okay, ok, attenzione. Si va verso la limousine. No, 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 no. Niente in questo momento, finisce sulle trascene che dividono lo stage dal pubblico. Matardi dunque in balia dall'avversario. Matardi con JBL colpito. Attenzione, si sta andando verso la limousine. Ancora, ricordiamo, vale tutto, vale ogni dove. Aia! Capocciata con l'autista dentro. Stavo dicendo quella cosa bella, l'autista. È come quando vai a fare l'autolavaggio e rimani dentro. Tu ci rimani dentro, io sì. Io ho paura. Perché? Perché non lo so. Io a volte tiro giù anche il finestrino e mi danno la sciacquata. Ah, beh, se è così sì. Se perché così, da piccolo, sì, visto le mie dimensioni, papà mi portava lì a fare il bagnetto la domenica. Per cui ho sempre nostalgia. Attenzione, col coperchio di un bidone. Sì, perché i bidoni sono sempre in giro sparsi per tutta l'arena, già come ricordo. Ancora, sopra. E l'autista sempre lì, sempre lì, non, dice, non se ne va l'autista. Vicino alle corna, l'autista è dentro. È dentro, l'autista dice, boh. I terzi cristalli, cosa fai con la scala? Dopo dovrò portarlo. Attenzione perché c'è una mossa strana. JBL sdraiato sul cofano della limousine. Attenzione, non vorrà mica fare il suo solito leg drop dalla scala sulla limousine. Ma tardi non ti conviene perché ti fai attenzione, male. Attenzione, attenzione, perché... Che fa Gillian? No, tolto, Gillian. Gillian. Racca di gomma. Tirati via. Ecco, si rialza. Non è per rialza. Essere capoli. Attenzione, appesa, prendo un bidone. Dove va? Da Giglio? Intervento, aia, sulla schiena. Questa fa male, caro Giacomo, fa male. E poi anche sulla testa. Bidonata, e crolla lui sul cofano. C'è sempre... Attenzione, Giacomo! Uno, due, no, due. E tre. No, tre. Ma vince. Schienando sul cofano della limousine. Con dentro l'autista. Con dentro l'autista. Era l'arbitro l'autista, era l'arbitro, era il giudice. JBL vince questo match, questo False Count Down Anywhere match, che vuol dire te posso schienare in ogni dove. Esattamente, vale tutto, ricordiamo, infatti, che vale tutto. E infatti è valso tutto perché, esatto, è stato schienato sul cofano della limousine. Dopo una bidonata in